quanto ci sia stato il disclaimer iniziale, mi sento in dovere di dirvi che nel racconto che state per ascoltare sono affrontati temi quali disturbo mentale, disturbo alimentare e cannibalismo. Se siete delle persone particolarmente sensibili a questi temi, evitate di ascoltare la storia. Nell'interesse dell'anonimato, dirò solo che lavoro nel settore sanitario. Il nostro ospedale sembra avere un numero di pazienti strani, più alto della media. Una in particolare mi è tornata in mente in questo periodo. La ragazza in questione, internata di recente, ha una storia abbastanza disturbante da essersi diffusa velocemente tra un reparto e l'altro. Stanco di sentire sempre gli stessi pettegolezzi all'infinito, ho deciso di leggere la sua cartella intenzionato a sfatare quei racconti. Vorrei non averlo fatto. Ciò che segue è la versione censurata del suo resoconto personale. È tutto un malinteso, sto bene. Non sono io il problema. C'è qualcun altro là fuori che ha la responsabilità di tutto questo. Lo stanno facendo per torturarmi. Io non dovrei nemmeno essere qui. Ho avuto alcuni problemi con la forma fisica, questo è vero. Stavo proprio per abbandonare l'ennesima dieta quando successe per la prima volta. Andammo a cena fuori per festeggiare la promozione di Becky. Eravamo in cinque. Era davvero un bel ristorante, ma non riesco proprio a ricordarmi quale fosse. E la mia forza di volontà per non mangiare si stava esaurendo. Ci eravamo bevute tutte un bicchiere o due di vino prima che arrivasse la mia insalata. Avevo deciso di mangiarne solo metà, e così tanta per evitare una scenata durante la serata di Becky. Le ragazze mi assillavano ogni volta che mi rifiutavo di mangiare. Ancora oggi non posso evitare di pensare che non fosse una coincidenza che la più magra del gruppo sia stata la prima ad avere una promozione. C'eravamo tutte laureate più di un anno fa, e il mondo reale fu come uno schiaffo in faccia. Nessuna di noi era davvero dove avrebbe voluto essere. Tranne Becky, naturalmente. La fame era un tormento e l'odio che provavo verso me stessa mi aveva stressato fino al limite. Quindi, quando il cameriere grattugiò il formaggio sulla mia insalata, non lo fermai. Volevo gettare il piatto per terra, rifiutandomi di mangiare, ma ero così affamata. Poi, dopo due bocconi, arrabbiata ma sorridente per non insospettire le ragazze, trovai un lungo capello nero. Vederlo in quel modo attorcigliato alle foglie di lattuga mi disgustò immediatamente. L'avevo quasi mangiato senza nemmeno accorgermene. Il ristorante non ci fece pagare la cena e le ragazze non mi dissero nulla quando non riuscii a costringermi a mangiare. Quel capello mi aveva tolto del tutto l'appetito. Fui al settimo cielo per i seguenti due giorni. Non ero affamata, non ero stressata. Era fantastico. Pensai di essermi imbattuta in qualche nuova meravigliosa forma di autocontrollo, ma le ragazze la pensavano diversamente, o forse solo Becky. Ero a pranzo con Andrea quando la fame cominciò di nuovo a diventare insopportabile. Esausta e triste mi arresi e ordinai una grossa porzione di insalata. Andrea sorrise e mi disse qualcosa sull'essere lì per me se avessi bisogno di parlare. Scommetto che anche lei fosse coinvolta. Nei miei ricordi il suo sorriso sembrava vagamente sinistro e beffardo, come se sapesse già cosa stava per accadere. Trovai un'unghia nella mia insalata, un'unghia finta, rossa. Queste cose sono disgustose. Sotto le unghie finte è pieno di germi, lo so. Di nuovo, non ci fecero pagare il pranzo, ma non potei costringermi a mangiare. Lo shock e il disgusto mi avevano fatto passare completamente la fame. In parte ero sollevata e rinvigorita. Ero andata avanti senza mangiare per due settimane e tutta questa faccenda del disgusto mi stava davvero aiutando a perdere peso. Ma non sono pazza o stupida. So che bisogna mangiare ogni tanto. Passarono uno o due giorni e io ordinai un'insalata di pollo mentre ero ad un brunch con Becky. Lei continuava a vantarsi del suo nuovo lavoro, di come il suo capo ci stesse vagamente provando con lei. La odiai così tanto in segreto, anche se esternamente mi mostravo felice. Ero principalmente concentrata sulla mia insalata. Finalmente avrei mangiato. Un bel sollievo.
finché non morsi qualcosa di duro e viscido. Lo sputai in fretta. Ricordo ancora le parole esatte di Becky. «Oh mio Dio! È un dito quello!» Ricordo di aver fissato quella cosa appena la sputai sul mio tovagliolo. Era viscida, macinata, rossa e anche un po' cotta, ma si vedeva chiaramente l'osso che spuntava fuori dalla carne. Il locale venne chiuso per un po' dopo l'accaduto, ma nessuno sapeva da dove fosse venuto quel dito. Ovviamente non era di nessuno dei dipendenti, ma da quell'incidente Becky cominciò a crogiolarsi nelle attenzioni di tutti. Finì persino sulla televisione locale, anche se era la mia insalata ad avere il dito dentro. Tutto ciò è assurdo. La gente rischia di ammalarsi seriamente se mangia queste cose, disse al reporter. Cominciai a pensare che fosse coinvolto in tutto questo. Lo shock mi aveva sopraffatto, calmando la mia fame per poco meno di un giorno. Ma il mio sollievo ebbe vita breve. Sapevo che avrei dovuto ricominciare a mangiare il più presto possibile. Non sopportando più gli scherzi idioti di Becky, decisi di prendere qualcosa dai distributori automatici al supermercato. Mi odiai così tanto, sentendomi debole mentre fissavo la tavoletta di cioccolato. Ma dovevo mangiare e non avevo più alcuna forza di volontà. La cioccolata avrebbe risolto tutto. Diedi un morso alla barretta. Era fantastica, dolce, dolce cioccolata. Fu solo dopo due morsi che vidi qualcosa spuntare dall'involucro e la tavoletta. La scartai e non riuscii a non gettarla in terra mentre vomitavo ciò che avevo ingerito. Schiacciata tra l'involucro e la cioccolata c'era quella che era senza dubbio una striscia di pelle. Era stata strappata da qualcuno. Le tracce di sangue erano ancora... Oddio! Ma come diavolo aveva fatto Becky? Come poteva sapere? In quel momento ero fuori di me dalla paura e dalla rabbia, anche se in parte ero contenta di aver vomitato i due pezzi di cioccolata che avevo ingerito. Afflitta ma ancora intenzionata a combattere la mia avversione a mangiare, ordinai una fetta di pizza ad un fast food. Arrivò con una grossa bolla sulla crosta. Disperata, la aprii, trovandoci dentro quella che sembrava la cornea di qualcuno. Maledetta Becky, doveva essere da qualche parte lì intorno. Mi stava perseguitando facendomi questo. E se fossero coinvolte anche le altre ragazze? Presi la mia macchina e me ne andai. Di notte arrivai oltre il confine dello Stato e entrai in un ristorante di periferia che non avevo mai sentito nominare. Risollevata, ordinai un hamburger dall'anziano e gentile signore che probabilmente gestiva il locale. Non c'era modo per Becky e le ragazze di manipolare il mio cibo laggiù. L'hamburger fatto scivolare davanti a me in un piatto curiosamente decorato sembrava la pietanza più deliziosa del mondo. Stavo ancora pensando di non mangiarlo, di continuare la mia dieta. E odiai me stessa per essermi arresa. Ma non volevo morire. Bisogna mangiare per vivere. Mi fermai un attimo prima di morderlo. Facendo scivolare indietro la fetta di pane superiore, cominciai a investigare sul contenuto. Sembrava tutto normale, finché non sollevai la fetta di pomodoro dalla lattuga. All'inizio non riuscivo a capire cosa fosse. Era una specie di gelatina grigio-rosa, immersa nel ketchup. Ne sollevai un'estremità filamentosa e cominciai a guardarla finché non capii. Era un pezzo di cervello. Avrei voluto vomitare, ma il mio stomaco era completamente vuoto. Mi allontanai da lì il più veloce che potei, guidando in direzione di casa. Non sapevo come Becky e le ragazze riuscissero a seguirmi o a prevedere ciò che avrei mangiato, ma dovevo trovare il modo di eluderle. Una barretta di cioccolato dalla stazione di servizio? No. Bocconcini di pollo del fast food? No. Ancora non capisco come facessero. Ho persino implorato un ragazzo di farmi guardare mentre preparava il panino. Seguì l'intero procedimento, accertandomi che non ci fosse nulla di strano. Lui mi diede il panino, aprì la confezione e... Oddio! Ricordo ancora la sua espressione confusa e terrorizzata quando cominciai a strillare. Ma una strana calma mi avvolse in quel momento. Avevo passato 3 settimane senza mangiare, o erano 4. Sapevo che sarei morta se non fossi riuscita a nutrirmi, quindi mi venne una strana idea. Pensai ad un posto che loro non potevano prevedere, dove il cibo non poteva essere reso disgustoso e immangiabile. L'avevo trovato. C'ero riuscita.
Le avevo battute. Avevo trovato l'insalata di pollo più deliziosa di sempre e la mangiai disperata, ingozzandomi, sapendo che ero finalmente salva. Ma sarò onesta. L'insalata non era quello che mi aspettavo di trovare la prima volta che lo feci. Ora che ci penso, però, ha senso. Quando spaccai il cranio con quel tubo, aprendolo, quasi non potevo crederci. Il ragazzo cadde e l'insalata di pollo schizzò per tutto il pavimento. Fresca lattuga verde e croccante, morbidi pezzi di pollo e quel condimento. Quel condimento era buono da morire. Continuavo a trovare pezzi di persone nel mio cibo. Non importava dove mangiassi, quindi il posto più logico dove trovare qualcosa di commestibile era dentro le persone. Dobbiamo nutrirla per via endovenosa. Il cibo normale la terrorizza e la disgusta. Tutta questa storia mi fa pensare a come al giorno d'oggi lasciamo ancora che i media ci impongano con prepotenza degli standard estetici così irragionevoli. Anche se lei non è la paziente più strana che abbiamo, mi interessa per la sua capacità di manipolare le infermiere. A quanto pare, e ancora nessuno ha capito da chi è stata aiutata, è riuscita a convincere qualcuno a nascondere dei pezzi di corpo umano nel suo cibo le prime volte che abbiamo cercato di darle da mangiare. O almeno questa è l'unica spiegazione sensata per quegli incidenti. Aggiornamento. Ho letto altre schede e continuano ad inquietarmi.